Ciao a tutti per la nostra rubrica dedicata ai fumetti. Oggi facciamo vedere Watchmen di Alan Moore e Dave Gibson, o Gibson, non lo so. Comunque, allora, Watchmen chiaramente è un fumetto famoso, poi è diventato anche famoso per la sua trasposizione cinematografica, che ormai sono passati diversi anni, però ha avuto un ulteriore incremento di popolarità. Secondo anche l'introduzione, si trova spesso nelle classifiche dei fumetti, insomma, più amati di tutti i tempi. Devo dire, ora io non volevo parlarvi troppo nel dettaglio di Watchmen, perché sinceramente non sono in grado di farvi un saggio come a volte viene fatto su questi fumetti particolarmente famosi. Va detto che di tutti i fumetti più famosi di tutti i tempi che ho letto, questo effettivamente, anche se ormai sono passati 30 anni dalla sua prima comparsa, cioè effettivamente merita probabilmente la sua fama. Io poi mi immagino anche l'impatto che può aver avuto all'epoca. È un fumetto godibile anche oggi, è scritto benissimo, perché l'autore Alan Moore, cioè l'autore, potrebbe scrivere anche, cioè, dei romanzi, quindi c'è anche una sua capacità di narrativa, di scrivere, cioè, non solo una storia avvincente, ma anche di scriverla bene con una certa, ecco, prosa. È un fumetto che a tratti ha parecchio testo. A me non piacciono i fumetti con molto testo, che addirittura periodicamente ci sono dei pezzi scritti proprio a romanzo, durano all'incirca 4-5 pagine alla volta. Anche questi sono scritti bene, però, cioè, io ci ho messo del tempo a leggerlo, perché a parte l'edizione, che questa è bella, è grande, è cartonata, costa anche la modica cifra di 37 euro, però cioè, il testo sicuramente ci vuole del tempo a leggerlo, e più o meno alla fine di ogni capitolo c'è questa parte di trama. Spesso sono articoli di giornale che approfondiscono un po' la vicenda da altri punti di vista, cioè è un'opera abbastanza complessa. E poi la lancetta si muove, comincia un'altra parte di storia, e questi Watchmen, che sono i vigilanti. Non sono dei supereroi veri e propri, che hanno dei veri e propri superpoteri, come se fosse Hulk, l'Uomo Ragno o via dicendo. Sono più gente, un po' tipo il Punitore, magari. Sono persone normali che sono diventati dei vigilanti, però poi a un certo momento i vigilanti sono passati un po' di moda, l'opinione pubblica ha cominciato a non amarli, e quindi sostanzialmente hanno dovuto smettere di fare vigilanti. E a un certo momento, ecco, lui, Mr. Manhattan, ha in realtà dei superpoteri. Forse è l'unico che si vede bene qua in copertina, che a seguito di una sorta di esperimento radioattivo ha acquisito dei grandi superpoteri e è diventata, proprio, magari ve lo dico, una risorsa per la sua nazione. Comunque, diciamo, questi vigilanti, ritirati un po' dal proprio lavoro, si ritrovano in qualche modo a tornare alla ribalta, a tornare in azione, perché stanno venendo uccisi da una figura misteriosa che li uccide, e questa serie di uccisioni chiaramente li riporta un po' a muoversi per cercare di scoprire chi li sta uccidendo. E lo sfondo, e questa forse è la cosa più interessante, è l'America della guerra fredda. È il mondo, non è esattamente quello reale, ma è molto simile. Quindi siamo sostanzialmente negli Stati Uniti in lotta, in corsa agli armamenti nucleari. Siamo un po' in quel periodo che sembrava che da un giorno all'altro potesse scoppiare la guerra nucleare, dove i presidenti giravano con queste valigette, con quei bottoni per lanciare i missili. E quindi, tutto sommato, purtroppo è un fumetto che
e anche di attualità di questi giorni del 2023, ma ormai da un anno, con appunto l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, si è cominciato a riavere un po' paura di guerra nucleare, di terza guerra mondiale, anche se chiaramente non a livelli dell'epoca. Qui, per chi magari è un po' più giovane, cioè qui siamo già a un livello un po' più elevato, che può ricordare magari quello che è successo dopo l'11 settembre, che se sembrava veramente di poter essere di nuovo sull'orlo di un conflitto. Comunque a quell'epoca era molto più forte, le guerre succedevano con più facilità, la seconda guerra mondiale non era troppo lontana, diciamo, eccetera, eccetera. E dicevo, questa è un'opera un po' complessa, si può vedere come una sorta di giallo, di thriller su chi ha ucciso i supereroi, oppure ci si può appassionare a proprio al calarsi appunto in quest'epoca di tensione. Ci sono tanti riferimenti, c'è l'America che ha paura dei comunisti, come ora hanno paura degli islamici o dei messicani o eccetera, cioè si vede tanto in questo fumetto. Si può vedere anche come un'opera di psicologia di supereroi, che non sono supereroi forti che salvano il mondo, ma sono persone, c'è cioè, tanta, si vedono anche nella loro umanità, nei loro problemi, anche nel loro invecchiare, nel loro insomma interrogarsi. Quindi ci sono più livelli di lettura. Magari appunto è un'opera, come vedete anche qui, è fatta un po' anche imbrigliata in tante vignettine con il testo, come oggi usa un po' meno. Oggi a volte si compra questi fumetti supereroi che sono albi di 20 pagine, magari tante pagine sono paginate intere dove non c'è neanche una parola, c'è solo grafica. Chiaramente anche lo stile è diverso, però cioè, mi sento di dire che questo fumetto si merita la sua fama. È un'opera appunto complessa, sicuramente troverete recensioni di persone che vi trovano significati, vi sanno spiegare anche riferimenti più di me. E poi appunto, oltre alla storia narrata da fumetti, c'è quella narrata proprio dalla parte scritta al romanzo, ma poi c'è anche un'ulteriore storia che è narrata nei pressi di un'edicola che appare spesso, dove c'è un ragazzo che legge un fumetto, e anche lì c'è tanto testo, e lui legge proprio capitoli interi di questo fumetto, e poi a un certo punto si scopre anche come questo fumetto scritto da uno scrittore scomparso, questo scrittore poi a un certo punto c'ha un suo ruolo anche nella storia. Quindi questi sono un po' anche, io fortunatamente, nonostante non abbia una grande memoria e l'abbia letto un po' in diverso tempo, credo più o meno di aver capito e mi sono ricordato anche le cose. Però insomma, c'è tanti personaggi, si fa anche avanti un po' indietro tra presente e passato, per cui cioè, è un po' complesso da seguire. Però non è neanche una di quelle opere dove non ci si capisce nulla, alla fine è abbastanza chiaro quello che succede. Poi sicuramente qualcosa mi sono perso, però insomma penso alla fine me la sono cavata abbastanza bene. Cioè, l'edizione chiaramente io l'ho anche portata spesso con me, però regge, essendo insomma un cartonato, cioè le pagine sono ancora attaccate, poi vedo sono cucite anche abbastanza bene. Cioè, questa è una di quelle anche opere magari che qualcuno prenderebbe per collezione, anche se ci sono tante edizioni di Watchmen, però tanti la tratterebbero sicuramente coi guanti. Vediamo se in fondo c'è una biografia di Dave Gibson, una biografia di Alan Moore, e poi c'è il finale. Vabbè, il finale non è
male, insomma, tutto sommato, con quel finale che a un certo punto, cioè praticamente senza dirvi tanto, quando le cose sembrano essere finite, però poi succede qualcosa, allora di fatto si sa che poi si innescheranno altri eventi. Questi sono i nostri supereroi. Lui è appunto Mr. Manhattan, che lui di fatto è una persona fondamentale, siccome ha un grandissimo potere, per l'equilibrio dei rapporti tra Stati Uniti e Unione Sovietica, perché tutti ritengono che siccome gli Stati Uniti hanno Mr. Manhattan, che praticamente viene considerato un'arma per i suoi grandi poteri, l'Unione Sovietica non attaccherà gli Stati Uniti, però poi a un certo punto Mr. Manhattan viene per degli eventi a mancare più o meno temporaneamente, diciamo, non vi voglio dire, quindi ciò sembra innescare tutta una serie di eventi che possano portare appunto al conflitto nucleare, perché tipo l'Unione Sovietica invade, mi sembra, il Pakistan proprio appena sanno che non c'è più Mr. Manhattan. Quindi c'è anche tutta questa parte geopolitica, quindi direi che è un fumetto avvincente. Io ho fatto un po' fatica a leggere, perché a me tutte queste teste, tutte queste vignette mi fa un po' fatica, però è stato anche bello ricalarsi un po' quelle atmosfere che poi tanto belle non sono state, però poi inevitabilmente col passare degli anni questi eventi storici hanno anche poi un loro appeal, chiamiamolo così. Quindi io boh, vi invito a leggere, magari se fate un'edizione un po' più economica, così vi svenate meno, tanto poi alla fine la storia è quella, cioè questa chiaramente è bella, le pagine sono lucide, l'edizione è resistente, però poi insomma la storia alla fine e quella. Continuate a seguire il nostro povero canale, iscrivetevi, mettete vi piace e noi ci vediamo presto con altri video su fumetti e manga.